evento un po' diedrico e interessante. Si è svolta da Vezzano dal 28 aprile al 2 maggio la fiera campionaria Magia del Fare, un appuntamento giunto alla quinta edizione che richiama sempre più un pubblico abruzzese e non. Parteciparvi dunque tantissime persone come commercianti, famiglie e scolaresche, divise in due padiglioni A e B. All'interno della fiera sono stati innumerevoli gli stand e i prodotti esposti. Un appuntamento dunque che si conferma e che si rinnova anno dopo anno. Tantissime le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione. Il taglio del nastro è spettato al padrone di casa, il primo cittadino di Avezzano, Gabriele De Angelis, che ai nostri microfoni si è concesso a una lunga intervista in cui ha analizzato l'evento. Sindaco De Angelis, ormai è una tradizione la fiera campionaria di Avezzano per una città che pulsa, che rappresenta l'Abruzzo e accoglie tanti visitatori di fuori. Sì, questa è la quinta edizione, fu un'intuizione importante che nacque 5 anni fa e questa fiera negli anni va consolidando il suo successo perché ha un'altissima percentuale di partecipanti dei diversi settori merceologici, c'è molto interesse, un flusso di traffico intenso e all'interno della fiera in questi giorni vengono sottoscritte anche tante transazioni. Questo ha fatto di questa fiera una fiera importante, un punto di incontro, un incrociatore di interessi economici che mai come in questo momento è così importante in un territorio come il nostro, il territorio della Marsica, che di per sé già per queste cose è attrattivo ma deve aumentare la sua capacità di attrarre interessi economici. A dare maggior merito agli organizzatori i tanti stand e i tanti turisti arrivati da fuori regione, creando dunque una sinergia importante con il territorio. Sì, questo è un altro segnale importante di questa fiera e perché la qualifica anche a livello interregionale, quindi al di là dei nostri confini, e perché la Marsica si conferma a un punto per la posizione orografica che ha un punto interessante, un crocevia tra Roma, Napoli, Pescara facilmente accessibile, dove si possono scambiare interessi e relazioni costruttive all'interno di spazi come questo. Una particolare menzione tra le tante associazioni presenti va al CONAPI L'Aquila, associazione sindacale datoriale artigiani e piccoli imprenditori. Sì, la CONAPI è una delle tante, hanno messo in campo diverse iniziative, ci sono tantissime persone coinvolte in questa fiera e la cosa che mi ha colpito visitandola è l'entusiasmo che c'è qui dentro. Quando c'è entusiasmo i progetti hanno sempre una caratteristica in più particolare, quindi con l'entusiasmo di questi organizzatori e dei partecipanti anche quest'anno a mio avviso questa fiera sarà una fiera di grande successo. Per il CONAPI un'intera area di esposizione all'interno del padiglione B con tantissimi prodotti variegati esposti e messi in vendita al pubblico. Un punto di partenza anziché d'arrivo, come sottolineato dalla stessa dottoressa Rosa Pestilli. Rosa Pestilli, presidente del CONAPI L'Aquila, un impegno importante in una fiera importante. Assolutamente, siamo qui nella quinta edizione della Magia del Fare, fiera campionaria di Avezzano, ma più che di Avezzano è una fiera che abbraccia tutti i settori, dall'economia, dell'economia industriale, agroalimentare, artigianale e anche di servizi del territorio Marsica, provincia dell'Aquila, regione Abruzzo, e noi come CONAPI L'Aquila siamo riusciti a portare anche delle aziende fuori territorio, anche della regione Lazio. Qual è il vostro impegno? Beh, il nostro impegno è stato quello di mettere a disposizione un'area espositiva per 9 dei nostri associati e più che mettere a disposizione quest'area espositiva abbiamo creato un'associazione, quindi una vera rete di imprese che comunque coopera e collabora fra di loro creando nuove opportunità anche lavorative. In più abbiamo immesso dei convegni, dei workshop all'interno dei 4 giorni. Abbiamo iniziato questa mattina con il progetto Free Zone, quindi hashtag Free Zone, secondo progetto vinto
nella regione Abruzzo, insieme con il comune di Raiano. Abbiamo creato un ATS con 15 partner. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa per quanto riguarda la violenza contro le donne. Dopodiché oggi pomeriggio alle 14.30 inizierà un convegno importantissimo sull'industria 4.0, un convegno, un vero e proprio corso di formazione per l'imprenditore, ma anche per i ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale di Avezzano. Ringraziamo appunto la preside Manzi che ha patrocinato l'evento. Questo evento è stato patrocinato anche dalla Camera di Commercio, dalla Provincia dell'Aquila, dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo e dalla stessa Regione Abruzzo e anche dal Comune di Avezzano, nonché da Confindustria. Per cui, ecco, capisce bene che è un qualcosa che sta prendendo piede. Parliamo della quarta rivoluzione industriale. Presenteremo i progetti di ricerca e sviluppo, i centri di competenza e come queste aziende possano beneficiare della defiscalizzazione del credito d'imposta. Violenza sulle donne e industria 4.0. Tanti i temi trattati e le esperienze vissute dai visitatori grazie al CONAPI L'Aquila. L'industria 4.0 è il nuovo orizzonte di una produzione e di una distribuzione di quelle aziende che diventano smart. Cosa vuol dire smart? Smart vuol dire, è sinonimo di intelligenza, quindi trasformazione di imprese che evolvono la loro tipologia di produzione. Per cui quando parliamo di industria 4.0 non ci si riferisce al settore industria. Questo è l'errore che commettiamo quotidianamente. È impreziosito la fiera campionaria la presenza di Roberto Monfredini di Confindustria Abruzzo. Sì, Confindustria Abruzzo ha deciso, anche Confindustria L'Aquila ovviamente, ha deciso di essere presente con la mia rappresentanza a questo evento sull'industria 4.0, in quanto sono temi molto cari anche alla nostra associazione datoriale. Per la prima volta nella Marsica viene affrontato un tema all'interno di una fiera campionaria, che può sembrare una cosa strana, però effettivamente è un punto di raccolta di tutte le genti della Marsica, di tutte le attività, quindi abbiamo ritenuto opportuno intervenire con la mia presenza per un piccolo intervento. 4.0 può spaventare e invece è proprio un progetto, un'innovazione per salvaguardare i piccoli artigiani e dare una nuova spinta a un mercato che può dare veramente tanti frutti, soprattutto in un paese come l'Abruzzo, una regione come la Marsica. 4.0 è molto più semplice di quanto si possa pensare. Bene o male, tutte le nuove professioni, tutte le nuove attività avranno bisogno di confrontarsi con il discorso 4.0, ovvero l'innovazione in fase digitale del mercato. Pensiamo anche al piccolo artigiano che produce la sua cosa e la vuole vendere in giro per il mondo. Al giorno d'oggi è possibilissimo grazie ai mezzi di internet, grazie alle reti veloci, quindi non è solo il discorso del macchinario per l'industria o viceversa, cose molto difficili da fare. Si può partire sia dall'agricoltore, sia l'artigiano classico, chiunque può avere accesso a Industria 4.0. Ovviamente la ricerca di figure che possano facilitare l'inserimento in questo programma è fondamentale. Il CONAPI dunque si conferma un vero e proprio motore pulsante in azione sul territorio abruzzese e non solo, come confermato dal vicepresidente Giuseppe Truono. Sì, è un motore pulsante come associazione in questa fiera. Abbiamo cercato quest'anno di fare qualcosa di molto più dinamico rispetto al passato. Abbiamo creato l'evento nell'evento, io la chiamo fiera nella fiera, organizzando una vera e propria area espositiva dedicata agli associati del CONAPI. Si è fatto nei mesi scorsi una manifestazione di interesse, quindi un bando, dove hanno partecipato circa 30 associati. Di questi 30 associati ne abbiamo selezionato solamente 9 per motivi ovviamente di spazio e di organizzazione, ma che comunque sia daremo spazio anche agli altri nei prossimi eventi che si faranno nei prossimi mesi, sia sul territorio di Avezzano ma anche su quello di Cassino, dove insieme con la Sicurform, l'altra società che gestiamo con il consiglio provinciale del CONAPI, abbiamo un'altra sede lì in franchising e quindi attacchiamo anche un altro territorio da un punto di vista proprio economico e culturale, sì. Diverse le aziende e le imprese presenti, ma a dare un tocco effervescente all'area del CONAPI ci ha pensato il birrificio abruzzese Fermento Marzo, arrivato alla fiera campionaria dopo soli 7 mesi di attività. Stefano Venturini, Fermento Mars, una presenza effervescente qui a Magia del Fare, grazie al CONAPI.
Eccoci, sì, siamo Fermento Marzo, il primo birrificio della Marsica. Siamo ospiti del Conabi, e a cui va la nostra, assolutamente il nostro ringraziamento. E ci presentiamo per la prima volta a un evento fieristico e abbiamo portato qui con noi le nostre produzioni standard, quindi le tre birre con cui usciamo durante tutto l'arco dell'anno, che sono birre in stile inglese rivisitate con le materie prime che la terra Marsa ci dà a disposizione. Ma oltre all'esposizione e alla vendita dei prodotti, un importante occhio è andato anche sull'educazione dei vari strumenti tecnologici. Ce ne parla Katiuscia Letta. Katiuscia Letta qui alla Fiera Magia del Fare, rappresentante del Trade Store di Avezzano, per esporre prodotti e non solo, anche educare, perché di questi strumenti tecnologici si parla tanto dell'uso, ma appunto l'educazione all'uso è fondamentale. Sì, buongiorno, questa è la prima volta che facciamo un'esperienza del genere. Abbiamo portato il nostro mondo, che è il Trade Store, noi siamo il Trade Store di Avezzano, via 20 Settembre, via Roma, l'abbiamo portato in fiera per una nuova esperienza e insieme alla nostra tecnologia, comunicazione con i migliori smartphone del mercato di casa Samsung, Apple e Huawei, tra l'altro abbiamo anche un formatore Samsung che metteremo a disposizione di tutti i ragazzi, di tutti i giovani che hanno curiosità, voglia di conoscere bene, in modo sano, quella che è la tecnologia. Ed è nato anche un progetto in casa 3. Abbiamo presentato le 10 regole fondamentali che si devono conoscere, si devono imparare per l'uso corretto del telefono. Avremo le scuole, parleremo con i ragazzi, con i giovani e gli adolescenti e faremo dei momenti particolari in cui è vero che la tecnologia è fondamentale, l'avanzamento tecnologico è quello che è, però va anche usata correttamente. Infatti ho dedicato una frase: ricorda sempre, la tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita. E insieme all'uso corretto dei cellulari si può fare un bel cammino. Ed è nato anche un progetto in casa 3. Abbiamo presentato le 10 regole fondamentali che si devono conoscere, si devono imparare per l'uso corretto del telefono. Avremo le scuole, parleremo con i ragazzi, con i giovani e gli adolescenti e faremo dei momenti particolari in cui è vero che la tecnologia è fondamentale, l'avanzamento tecnologico è quello che è, però va anche usata correttamente. Infatti ho dedicato una frase: ricorda sempre, la tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita. E insieme all'uso corretto dei cellulari si può fare un bel cammino.